Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Anche oggi si duella, si torna ovviamente su Zexal e dovremo essere alle semifinali del carnevale dei duelli, quindi i prossimi due duelli dovrebbero essere quelli decisivi per finire ovviamente il carnevale. La notte prima delle semifinali, cos'è tipo notte prima degli esami? Eccellente, tutto si sta svolgendo come avevo desiderato. Domani potrò cominciare la fase finale e tutti i numeri presto apparterranno a me. Sono stato costretto a utilizzare 3, 4 e 5 per raggiungere il mio obiettivo, ma non avevo altra scelta. Ora che loro sono fuori uso, devo trovare un altro aiuto. Vetrix, ti stavo aspettando. Come tu sai, un seme delle tenebre fu posto nel tuo cuore durante il duello contro mio figlio. Tu pensavi di aver superato questa oscurità, ma ti sbagliavi. Il seme crescerà fino a quando riuscirà a prendersi il controllo di te. Poi userai le tenebre per distruggere il tuo prossimo avversario, Yuma! Nel frattempo Yuma visitò Heart. Heart è addormentato. Non credo che sia semplicemente addormentato. Sembra che Heart sia inconscio. Yuma, mi fa paura sto tizio. Riesci a sentirmi? Ehi, è come se tu stessi parlando dentro il mio cervello. Ho un favore da chiederti. Ti prego, salva Kite. Il fratello sta diventando ancora più debole con il passare del tempo. Voglio salvarlo, ma è impossibile. Non ne ho la forza. Ecco perché ho bisogno che tu lo salvi per me. Aspetta, non andartene. Se potessimo liberare Heart dal suo stato attuale, forse lui potrebbe tornare alla normalità. E cosa dobbiamo fare per liberarlo? Non ne sono sicuro, ma ricordati, Kite ha dichiarato che lui raccoglie i numeri per salvare suo fratello minore, quindi... Yuma, qualcuno si sta avvicinando. Benvenuto nel mio dominio, Yuma Tsukumo! Io sono il famigerato genio, Dottor Faker! Tu sei il Dottor Faker? Ho sentito parlare di te. Colui che ha tradito il padre, nostro padre. Se noi ci impersoniamo come Yuma, certo. Tu sei il padre di Kite e di Heart. Giusto! Che piacere incontrare il figlio di Kazuma Tsukumo e il tuo socio, il numero originale! Quindi Astral è il numero 0 in teoria. Non so se esiste un numero 0, ma nel caso non esiste è Astral. O meglio, Astral magari non ha neanche un numero perché è l'originale. Perché sta cercando di raccogliere i numeri? Fa parte dell'accordo che ho fatto con il mondo bariano. Cosa ne sai del mondo bariano? So che è un mondo lontano e ostile verso il tuo mondo astrale. Ho accettato di distruggere il mondo astrale per i bariani. In cambio riceverà un potere inimmaginabile. Dopodiché potrà conquistare la Terra. Assurdo. Hai costretto Kite a diventare un cacciatore di numeri solo per ottenere questo potere. Kite e Heart stanno soffrendo a causa tua. Come ho potuto trattare i tuoi figli in questo modo? Il benessere dei miei figli non significa niente in confronto al potere che mi attende. Io venderei volentieri chiunque per acquisire tale potere, proprio come ho fatto con tuo padre Kazuma. Un vero genio come me non può permettere che le creature inferiori ostacolino la sua strada. Dove prima fermarmi? Questo sarà facile. Sei destinato alla distruzione, Yuma. Anche il mondo astrale è condannato. E va bene, abbiamo capito. Non so che tipo di voce abbia nell'anime, però a me dà quel senso di dottore pazzo. Sarà una giornata dinamica. Ci prepariamo a lanciare le emozionanti semifinali del Carnevale Mondiale di Duelli. Ecco i quattro finalisti. Ora si affronteranno per scoprire chi è il campione. Chi sarà il campione, vabbè. Lo stadio è pronto a esplodere! Vetrix prepara a combattere Kite, mentre Shark duellerà contro Yuma. Che succede con Shark? Sembra strano. Ehi, tutto bene? Non hai reagito? Qualcosa non va. Dobbiamo vincere allora. Abbiamo il drago argente e occhio azzurro. Bello, guarda che muscolacci. Proprio l'hanno fatto super muscoloso. Iniziamo per... primi, peccato. Non so perché, però iniziare per secondo è come avere un vantaggio sull'avversario, perché puoi pescare una carta, mentre l'avversario no. Allora giocherei Possed coperto e non ho altro, mi fermo. Venti di Buffer non è rapida, quindi meglio tenersene in mano. Buono, perfetto, perfetto, perfetto. Va bene così, va bene. Anche se... Un gioco a metà Bosqualo. Io ora se posso evocare qualcosa... Sì, evochiamo, utilizziamo il tifone, non so parlare oggi. Ok. Un altro tifone aveva. Che ricordiamo, tifone non ha nulla. Abbiamo Fantasma Go 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 che evoco subito.
Fino alla mia prossima standby phase, quindi l'attivo e la gioco. Perfetto. Allora, lascia un raddoppio, una carta magia rapida. Bene, lascia un raddoppio. Quando un mio attacco o un attacco dell'avversario viene annullato, l'attacco di un mostro, esso può attaccare una seconda volta e il suo attacco viene raddoppiato, ma solo durante il damage step, che è quando praticamente fate il calcolo dei danni, il che vuol dire che lo rompi l'avversario. Tipo adesso viene attaccato, io avrei il doppio dell'attacco qualora avessi attivato l'ascia raddoppia. E questa qui l'effetto è inutile perché non ho nessun golem al cimitero. Quindi bene così. Dai. Oioi, oioi. Ma perché levo? Scusami. Tipo pesci normalmente? Boh, non ho capito. Attacco impenetrabile. Ok, attacco impenetrabile è come Wabaku. Ma puoi scegliere un effetto tra due. O i mostri non possono essere distrutti in battaglia, o non subisci danno. Beh, non è male per nessuno dei due, a dire il vero. Buono. No. Ah, forse sta preparando il cimitero? Ma allora giocala in difesa, scusa, così prendi danno solamente. Non ho capito perché prima l'abbia giocata scoperta in attacco. Oh, Golem go go go. Questa carta una volta per turno, se in posizione di difesa, non può essere distrutta in battaglia. Ah, ma io potrei già evocare? Chi posso evocare? Cowboy? Anche Utopia? Ah, no, non mi conviene evocare. No, no, no. Attacchiamo. Vuoi attivare l'effetto della carta? No. Va bene. È andata bene. Sta subendo un gran numero di danni e abbiamo anche Wabaku. Bene, attacco ancora una volta. Niente, distrutto proprio. Ah, il richiamo del Possed. Quindi ora è un combattimento ripetuto, vero? No. Niente, allora. Questa cosa del combattimento ripetuto è fenomenale proprio. Allora, vado in second phase e posiziono Wabaku. Wabaku, secondo me, è fondamentale per questo turno perché evoca qualcosa. Se evoca qualcosa, ha un attacco superiore a tutti i mostri che ho, ma non evoca nulla, va solo in difesa. Evoco Goblinburg. Non ho alcuna carta di livello 4 in mano. Non ci sono carte, sì, lo so. Con Goblinburg attacco questa, Metabosqualo. Con questa qui attacco ovviamente questa che magari ha una difesa alta, invece no. E attacco diretto. Boia, boia ragazzi. Me la sento e ora che me la sento lui ricaccerà qualcosa. Ma cosa? Un mostro super potente ovviamente. Niente, ho vinto allora, è fatta. Vai, evochiamo un altro Goblinburg tanto per... Duello molto veloce questo, eh? Ma ci picchia. Ma ci picchia, se anche il prossimo è veloce, oggi ce ne mettiamo tre. Shark, tutto bene? Sto bene, mi hai salvato. La mia anima potrebbe essere stata persa per sempre, ma tu non hai mai mollato la nostra amicizia. Questo duello potrebbe anche essere scriptato per farti vincere. Promettimi questo, che sconfiggerai Vetrix una volta per tutte. Io contro Vetrix, sfera della paura. La battaglia finale delle semifinali era tra Vetrix e Kite, la battaglia finale delle semifinali. Vetrix era troppo forte e Ka per Kite e perse la battaglia. Sei stato battuto. Questo duello è mio, come sono la tua anima e le carte numero. Perché quelli che tornano da un incidente o da un universo parallelo tornano che vogliono le anime delle persone? La finale stava per cominciare. Fan dei duelli, tutto si riduce a questo. La battaglia che stavate aspettando. La battaglia finale per la prima edizione del Carnevale Mondiale di Duelli. Una serie di scontri incredibili ha eliminato tutti gli sfidanti e ora rimangono solo due fantastici duellanti. Adesso questi guerrieri andranno testa a testa per stabilire chi sarà il primo campione del Carnevale Mondiale di Duelli. Non mi sorprende che sei arrivato fino a questo punto, Yuma. Ah sì, e perché? A causa dell'esempio del tuo illuso padre. Quando ero abbandonato tra le dimensioni, a volte ho perso la speranza. Pensavo a Kazuma e alla sua fede nell'amicizia. Ma Faker mi tradisse, quindi sapevo che tuo padre si sbagliava. L'amicizia non è preziosa, assolutamente no. Tuo padre aveva ragione a non mollare mai.
E ora, la vendetta è la mia unica ragione di vita. Ti prometto che non mi fermerò fino a quando non mi sarò vendicato. Ti sbagli riguardo alla vendetta e all'amicizia. Tuo figlio Tri è mio amico e ha promesso di combattere per salvare la tua famiglia. Quindi io non sono qui per salvarli. Vetrix, io sono qui per salvare te. Vuoi salvarmi? Da che cosa? Dalla vendetta. È come un veleno che ti distruggerà. Mi puoi davvero giudicare così duramente, Yuma? Non pensi che tuo padre voglia vendicarsi di Faker? No, non lo penso. Sono pronto a duellare. E anch'io lo sono. Andiamo con mano. Ho vinto. Mano, carta, vabbè, non so fare. Secondo. Però a volte iniziare per primi può avere un vantaggio. Tipo metti un tifone spaziale mistico, una carta trappola, una carta magia particolare. Potrebbe avere tanti vantaggi se hai le carte giuste in mano. Allora, furbizia Nitwit che ovviamente mettiamo qui. Coperta. Vai, Giara della dualità. Abbiamo rinascita Xyz, Cavaliere Zubaba. E venti di bufera. Venti di bufera potrebbe servirmi. Venti di bufera. Ah, allora, io farei subito una cosa. Goblinburg. Evocato. Il cavolo proprio. Niente, finito il turno. Grazie a tributo torrenziale. Mannaggia. Bestia araldica Iber Conway? No. Ok, no, furbizia non l'attivo ancora. Perché mi serve per turno dopo. Anche se ho 20 di bufera. 20 di bufera potrei farlo. Oh mio Dio, lama fulmine, che è? Ah, posso equipaggiarlo a utopia dalla mano o dal terreno. Ah, ok. Allora, evoco mago gagaga. Se non me la distrugge. E 20 di bufera. Quindi, se tutto va bene, possiamo attaccare. No. Ok, quindi evoca specialmente un mostro bestia araldica dalla tua mano e poi termina la battle phase. Va bene ancora. Potrebbe evocare un mostro Xyz o un mostro numero. Sì, potrebbe farlo. Va bene. Cimiera dell'araldo, va bene. Sì. Allora, cosa fa prima di tutto? Vabbè, nulla di che come effetto. Perché bersaglia le carte Xyz. Quindi scarto questa. Mi dispiace. Ti è andata male. Beh. Oh, forza riflessa coperta. Mi conviene? Allora, giocata mega. Questa posso evocarla specialmente perché c'è un mostro Xyz sul terreno che controlla il mio avversario. A questo punto evoco specialmente numero 39 Utopia, sovrapponendo ste due. Già avete capito, no? Ho detto prima quello che possono fare queste carte ZW. ZW. Un 2 Fante Cavaller Re. Bello. Vai, la giustizia! E poi, attivazione effetto, boia. Come equipaggiamento, non come sovrapposizione, potrei evocare raggio utopia, ma no. Battle phase. E attacchiamo. Oh 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 oh. 3800 punti di attacco. Nel caso, ho forza riflessa. Carica anime. Attaccami, ti prego, attaccami. Ma un fulmine Boltex quando serve? O un Raigeki, voglio dire. Non posso neanche distruggerglielo perché questa qui non ha effetto. Vabbè, la metto coperta in difesa, vai. Bacon, salva Bacon, mamma mia. Attacchiamo questa. Ok, finita. Ah, lui potrebbe sempre evocare qualcosa. Ora, qualcosa di davvero potente. Ma non lo fa.
Perché non ha, si vede che non ce l'ha. Ok, evochiamo il golem. Almeno possiamo distruggere qualcosina. Insomma, cerchiamo di assestarci. Prima o poi doveva accadere. Vediamo che fa. Niente, gioca in difesa, ovviamente. Ah! Aia, non mi piace. Oh, Cavaliere Zubaba, vieni qua, va. Ah, si attacca un mostro di difesa. In difesa distrugge quel mostro. Bene. No, come, oh? Ha un mostro scoperto. Cavoli. Vabbè. Distruggo questa. Ok. Interessante. Ok. Vuole distruggermi, Cavaliere Zuba. In difesa. Ok, ho capito. Ah, ha attivato l'effetto, certo. Perché ora è un'evocazione. Ok. Uff. Perfetto. Spero che non sia quella che distrugge. Ok. Penso che ci siamo ora. Ok, forza riflessa. Ha già evocato, mi dispiace. Ma che palle! Ma che palle! Ancora! Non finisce più! Non finisce più! Accidenti a te! Allora, attacchiamo. No, viene distrutta automaticamente. Oh, e finisce. E finisce. Wow, irriducibile, fino all'ultimo. Yuma Tsukumo ha vinto? Il vincitore del carnevale mondiale di duelli è Yuma Tsukumo! Byron è stato sconfitto. Questo non è il risultato che avevo previsto. Ma non fa differenza, perché ho intenzione di prendere i loro numeri in ogni caso. Yuma e Astral si unirono eseguendo la trasformazione Zexal e riuscirono a trionfare. Yuma divenne il campione. Improvvisamente, la sfera nella quale Yuma e Vetrix stavano combattendo iniziò ad assorbire le loro carte numero. Mamma mia! Power Ranger? Che roba è? Vetrix, cosa sta succedendo? Dottor Faker ha creato questa sfera per assorbire tutta la potenza dei numeri. Faker sapeva che i due finalisti avevano carte numero. Questa era la sua occasione per mettere in atto il suo piano. Tutta questa storia è stata una trappola fin dall'inizio. Sì, Faker voleva che noi combattessimo per scatenare tutta la potenza dei nostri numeri. Vetrix fu inghiottito dentro un portale, ma prima di sparire rilasciò tutte le anime che aveva catturato durante il suo tentativo di vendetta. Poco dopo la scomparsa di Vetrix, Zexal fu trasportato dal Dottor Faker. Ho aspettato questo momento, Yuma Tsukumo e Astral. Dottor Faker, è il momento del gran finale! Il gran finale della distruzione totale del mondo astrale! Allora, una sfida per il trio. Facciamo anche questo. Questo è il gran finale. Speravo in una parata e forse alcuni fuochi d'artificio. Ci saranno i fuochi d'artificio! Diventerete parte dell'esplosione di energia seguita dal mio cannone del camposfera! Che nome? Ho capito. Stavi radunando i numeri per alimentare il cannone? Sì, così come è stata la creazione del Carnevale Mondiale di Duelli. Quando il cannone sparerà questa energia, non ci sarà alcuna speranza per il mondo astrale. Astral e Yuma si separarono dalla loro forma Zexal per far sfuggire Yuma dalla sfera. Yuma affrontò Dottor Faker senza l'assistenza di Astral, un po' come quando Yugi affronta i nemici senza Yami. Presto sarai finito insieme al mondo astrale! Non è ancora finita, Faker! Se desideri un duello, io sono pronto. Ti distruggerò una volta per tutte. Anch'io sono pronto. E ho più potere di quanto tu possa immaginare! Che cosa gli sta succedendo? Ovviamente diventa più grande.
Adesso l'esercito di duellanti non può fermarmi. Questo è quello che pensi. Infatti ne basta uno. Ragazzi, dai, terzo duello, oggi 3, oggi alla grande perché ho vinto sempre. Non ho mai perso, quindi non ho dovuto perdere tempo a rifare il duello. Primo. Yeah, vado per primo stavolta, lo decido io. Voglio vedere se ho una carta che può salvarmi da una situazione. Sì, ce l'ho, ce l'ho. Abbiamo scudo finale, ZW. Ah, un mostro bandito. Quindi niente, la metto in difesa perché tanto quello è. Effetto Xyz mi piace. Anche Furbizia Nitwit mi piace. E anche Waboku. Se ha tempesta totale, mi distrugge. Anche abilità risolutiva che annulla gli effetti fino alla end phase del mostro avversario. Buono. Potrebbe tornarmi utile. Il computer è impazzito perché dice, ma questo qui che sta facendo? No. Orco spazzatura. Ok. Oi. Ah, vuole fare un'evocazione oscura? Sì. Ok. Ah no, però, i mostri hanno un livello diverso. Ah no, perché ha fatto carica anime. Ma? Ragazzi, wow. Ho paura. Nulla. Gamushara o Gamushara è buona, ma non in questo momento. Evoca un altro signore spazzatura? Ho capito che vuole fare. Sacrificio? Pistolero Synchron. Ah! Aspetta un po', fammi dare una controllata. Vabbè, ma che vuole fare? Oh. Boia, questo è tremendo. Numero 53. Heart Hurt. Ok. Che cosa fa? No, non attivo nulla. Ma è una... Che cosa significa? Io continuo a non avere carte. Sa che sto duello... Oh, ragazza gagaga. Io la evoco. E attacco. Attacco giustamente questa. Sì, ora l'attivo però. Attivo abilità risolutiva. Questa può essere un dito in un occhio. A posto? Il numero 53, Heart Earth, guadagna tanto attacco quanto l'attacco originale del mostro da cui viene attaccata. Quindi, insomma, non è proprio una carta bella. Quindi ho preferito attivare abilità risolutiva su quella carta, che però ora torna in campo. Ah, perché fa equipaggiamento, grazie all'effetto. Il drago, vero? Drago, e quanto attacco c'ha? Allora, non viene distrutto in battaglia ed io subisco il danno. Poi può staccare un materiale per bandire tutte le carte controllate da me in quel momento che sono state evocate, normalmente, specialmente o posizionate in quel turno. Ah, ok. No, è un po' impossibile da sconfiggere. Come facciamo? Questo è il livello 4 e questo è un livello 5. Non andiamo da nessuna parte. Se riuscissi a evocare armi leone, avrei finito. Avrei fatto. Evoco ZW lama fulmine e termino il turno. Però viene bandita. Cioè, aspetta, non ho capito una cosa. Lui mi ha attaccato. Però il danno l'ha subito anche lui, oltre che io. Perché devo scegliere un mostro che controllo? Che sta succedendo? Non ho capito. Mi aspetto. Termino il turno. Mi aspetto. Ok, va bene, se pesco un mostro ho vinto, narca miseria, niente, finito.
Potrei aver vinto quella carta coperta lì dell'avversario, non me la dice giusta. Che fa? Perché rimette in attacco? Gira, rifà. No. E mo non l'ha preso lui il danno. Ma che cavolo significa? No, solo 100 di attacco, no! Aspetta! Aspetta. La evoco, la metto qui. Voglio provare a fare una cosa. Male che va, perdo. Allora, attivazione effetto Furbizia Nitwit. Scarto ragazza gagaga. E diminuisco l'attacco di questa. Aspetta, voglio farlo. No, me lo bandisce. No, peccato. A parte che devo attivarla dopo Furbizia Nitwit e non prima, comunque. Ok. Allora, evoco Goblinburg. Qui. Ok. A questo punto ho vinto. Evoco Cowboy Gagaga. 1 e 2. Ho vinto. Vi dico anche perché. Evocando Cowboy Gagaga posso attivare uno dei suoi effetti. Mettiamolo in attacco, ovviamente, qui. Attivazione effetto di effetto Xyz. Distruggiamo questa. No, nessun altro effetto. Attivo l'effetto. Scartando un materiale. Mettere in catena altri effetti? No. Durante la battle phase, io guadagno 1000 di attacco e l'avversario ne perde 500. Vuoi attivare l'effetto della carta? No. Vinto. Anche oggi, Léger sans fée. Con la sconfitta del Dottor Faker, il cannone del campo sfera fu distrutto. L'intera struttura cominciò a crollare e il Dottor Faker iniziò a sprofondare nell'abisso senza fondo. Padre, ti ho preso. Sei venuto per me? Ma non ce la faccio. Prendi la mia mano, Yuma. Perché mi stai aiutando, Yuma? Io ho tradito tuo padre. Disprezzo quello che hai fatto, ma capisco anche che credevi di aiutare tuo figlio Hart. Se mio padre fosse stato qui, sono sicuro che ti avrebbe aiutato. Sei proprio come tuo padre, ma io non merito alcuna pietà. Le mie azioni sono davvero imperdonabili. Faker, quelli a cui dato torto saranno vendicati. Ah, ecco la faccia distorta, ma è bella. Per favore, Byron, merito qualunque vendetta che desideri portare a termine. Ma Kite e Yuma sono innocenti, lasciali andare. Ora vi mostrerà il mio grande potere. In un lampo di luce, Beatrix teletrasportò tutti, assicuro. Ma quindi è buono? Che cosa è successo? Ce l'abbiamo fatta! Byron, mi dispiace tanto. Addio, amico mio. Spero che tu e i tuoi figli troverete la pace. Perdonami, Hart. Ho tanto da compensare a te e a tuo fratello. Spero che col tempo potremo essere di nuovo una vera famiglia. Ma quindi si è sacrificato? Cos'è successo? Cioè, aspetta. Byron si è sacrificato per salvare Faker e Yuma. Va bene. Allora io vado. Oggi 3 duelli. Ce l'ho fatta a farne 3. Yes. Io vi ringrazio come sempre per aver seguito il video. In descrizione link per Instagram e Telegram. E noi ci vediamo ovviamente domani con l'inizio della run di leggende Pokémon Arceus. Non vedo l'ora. Bye bye.